Abbiamo qui ospite all'Università di Catania il professor Pietro Greco nell'occasione del centenario della presentazione della teoria della relatività generale di Albert Einstein. Approfittiamo di parlare di questo argomento perché il professor Pietro Greco, che è un noto divulgatore e diciamo, pubblicista scientifico in Italia, di fatto ha diretto il master di comunicazione scientifica alla SIS di Trieste, oltre a essere un collaboratore di Rai 3 Scienze, ha scritto il professor Greco un libro dedicato proprio alla relatività in occasione dei 100 anni dalla sua diffusione, che si intitola Marmo pregiato e legno scadente. Albert Einstein, la relatività e la ricerca dell'unità in fisica. Ecco, la prima domanda che io vorrei fare al professor Greco è il significato di questo titolo abbastanza originale, no? Marmo pregiato e legno scadente. E poi la seconda domanda concerne il sottotitolo, cioè il significato di questa ricerca dell'unità in fisica. Ecco, vediamo cosa... Marmo pregiato e legno scadente, lo confesso, è un titolo che ho rubato ad Albert Einstein, perché lui così ha definito, 30 anni dopo averla formulata, la sua teoria della relatività generale. La teoria della relatività generale fu proposta per la prima volta in pubblico da Albert Einstein all'Accademia delle Scienze di Prussia il 25 novembre del 1915. E ovviamente Einstein sapeva di aver raggiunto uno dei risultati più straordinari nella storia della cultura, non solo della fisica, ma della cultura umana in generale. Perché effettivamente la teoria della relatività generale è una grande conquista e lui ne era ovviamente pienamente consapevole, però non era soddisfatto. E quindi ha definito marmo pregiato una parte di questa equazione, perché poi la teoria della relatività generale è sintetizzata in una equazione matematica. Allora, la prima parte di questa equazione è quella che descrive il campo gravitazionale, che è un campo continuo, ovvero che si distende in maniera continua nello spazio-tempo, e questo lo considera marmo pregiato. Perché lo considera marmo pregiato? Perché lui pensa che a fondamento della realtà fisica ci siano delle entità continue, il continuo. E quindi realizzava quello che lui aveva definito il mio progetto maxwelliano, riferendosi a Maxwell, che aveva elaborato appunto una teoria di campo che spiegava l'elettromagnetismo. Allora lui adesso con una teoria di campo cerca di spiegare la gravità, che è l'altro grande componente, forza fondamentale della natura allora conosciuta. Ma l'altra parte dell'equazione, lui la definisce legno scadente perché rappresenta la materia, e la materia è caratterizzata dalla discontinuità, dalla divisione fra oggetti. Questo per lui non è accettabile, lui vuole una descrizione della materia che è all'interno di un campo gravitazionale in maniera... con una equazione di campo, e non c'è coerente. No, quindi c'è una parte che soddisfa il suo progetto maxwelliano e l'altra parte che non lo soddisfa. Ecco, allora quindi a questo punto, visto che è stato messo in campo Maxwell, va bene, il pensiero va evidentemente a quella che è l'alternativa a Maxwell, cioè a Newton. No? E quindi alla visione, diciamo, corpuscolare della materia, fatta di atomi e vuoto, secondo la concezione di Newton, che poi è anche un tema filosofico, perché non dobbiamo dimenticare che una visione continuistica dell'universo ce l'aveva Cartesio, per esempio, che è stato sconfitto da Newton. Proprio da Newton. Quindi, in fin dei conti, Maxwell era una rivincita di Cartesio. Ecco, però a questo punto nasce il problema della unità. Ecco. Qual è il significato di questa ricerca dell'unità, anche da un punto di vista, possiamo dire, generale, filosofico della questione? Io devo riferirmi naturalmente a Gerald Holton, un grande storico della fisica vivente, forse il più grande della storia storico della fisica attualmente vivente, che ha caratterizzato la seconda parte del XX secolo, per due motivi. Uno è proprio perché descrive questa ricerca della unità in fisica come una delle linee guida che hanno condotto i fisici a realizzare dei successi straordinari, perché la fisica
da Galileo in poi la fisica in tempi moderni ha raggiunto dei risultati davvero straordinari. Allora dice, una delle linee guida che ha consentito di raggiungere questi risultati è il processo di unificazione. Faccio due esempi, diciamo, ma ne potrei fare altri. Ovviamente la prima unificazione è quella che realizza Galileo quando vede che la Luna ha la stessa fisica della Terra, o per dirla con Giordano Bruno, è della stessa specie della Terra. E questo falsifica, lo diremmo in termini moderni, la teoria aristotelico-tolemaica, secondo cui ci sono due fisiche separate, diverse. Una nel mondo oltre la Luna, dalla Luna in poi, un mondo immutabile e il mondo della perfezione. E poi c'è l'altra fisica che invece descrive il comportamento nel mondo sublunare, quindi sulla Terra, il mondo del corruttibile, del cambiamento e così via. Galileo unifica questa, cioè l'universo è attraversato e è governato da un'unica fisica. E questa io l'ho definita seduzione ionica, questo tentativo di unificare. Un'altra grande realizzazione, diciamo pochi anni dopo, intorno al 1665-67, realizzata da Newton, che unifica la teoria del moto che lo stesso Galileo aveva realizzato con la teoria dei moti dei pianeti nello spazio cosmico e definisce la teoria della gravitazione universale. E anche questa è una grande teoria unificante, unificatrice, perché unifica il moto in tutto l'universo. E ci sono tutta una serie di altri esempi che possiamo fare. La fisica la possiamo leggere, la storia della fisica la possiamo leggere come un processo di grande unificazione. Bene, questo è un processo. L'altro motivo per cui bisogna ricordare Gerard Holton è che lui sostiene che esistono nella storia della scienza e della fisica in particolare dei concetti filosofici intorno a cui si dispiega il dibattito scientifico. E per esempio lo spazio è uno di questi concetti, insomma la natura dello spazio, il tempo è un altro di questi concetti, e poi ci sono delle dicotomie. E una di queste dicotomie pregnanti è quella tra continuo e discontinuo. Perché è possibile, cioè, ma gli scienziati e filosofi hanno pensato, riflettuto intorno a questa dicotomia. E c'è chi è più favorevole al discontinuo, per esempio Newton era, e chi invece ha un'idea del mondo che è fondata su un qualche oggetto di tipo continuo nello spazio. Il campo, che è un'entità che nasce, diciamo, sostanzialmente nell'Ottocento, è proprio un oggetto, anche matematicamente, che descrive una realtà continua. E Maxwell è il fisico teorico che ha scritto le leggi dell'elettromagnetismo, quattro leggi straordinariamente eleganti dell'elettromagnetismo. E questo elettromagnetismo viene descritto appunto come un fenomeno di campo continuo. Bene, Einstein aderisce a questa idea. L'universo, la realtà, è costituita da qualcosa di continuo e il discontinuo è un elemento, diciamo, è una fluttuazione che bisogna qualcosa spiegare. Un residuo da eliminare. Ecco, sì. Lui unisce queste due visioni, quindi bisogna unificare la fisica e tendere verso una teoria unitaria della fisica, possibilmente verso una sola teoria, una teoria del tutto, e questa teoria deve essere caratterizzata dal continuo, deve essere una teoria continua di campo continuo. Bene, e una cosa che ha detto il professore Greco è questo concetto della seduzione ionica. Quando parliamo di seduzione ionica andiamo addirittura all'età ancora anteriore ai grandi sistemi filosofici della Grecia, quindi alla filosofia ionica. E in che cosa consiste esattamente questa seduzione ionica? Che poi, appunto, è una seduzione ionica che non resta soltanto agli ionici. No, anzi, appunto, che si, come dice Holton, dura fino ai nostri giorni ed è ancora oggi attiva e pregnante. Beh, sostanzialmente cosa dicevano i filosofi ionici? Che noi viviamo in un universo che è un cosmo, un tutto armoniosamente ordinato. Che questo cosmo è caratterizzato da una intima e profonda unità, detta con le parole di prima, che è governato dalle stesse leggi in ogni parte, sostanzialmente. E terza, ultima, ma assolutamente non ultima, che questo ordine cosmico e questa unità cosmica può essere compresa dalla ragione dell'uomo.
E quindi da questo punto di vista noi potremmo benissimo e a ragione affermare, anche alla luce di quello che è stato lo sviluppo successivo della filosofia greca, pensiamo per esempio alla logica di Aristotele, a Platone e così via, che il concetto fondamentale della razionalità occidentale è nato in quell'epoca. Cioè, se la rivoluzione scientifica si fa tradizionalmente risalire a Galileo o addirittura o a qualcuno anche al periodo ellenistico, però il concetto, l'essenza della razionalità, che poi è stata alla base anche della scienza successiva, è possiamo dire che è nato in quell'epoca. È assolutamente possibile dirlo, infatti i primi fisici, i primi matematici greci che già vivevano all'epoca di Aristotele e di Platone, penso a Euda Rosso, aderivano tutti a questa idea, e poi anche i grandi della scienza ellenistica, Euclide, Archimede, avevano questa idea ionica, aderivano a questa seduzione ionica. Il cosmo è ordinato e governato da leggi poche, probabilmente unitarie e comunque comprensibili alla ragione umana. Ma se uno non pensa in questo modo, non si mette alla ricerca di una spiegazione razionale, certo, matematica. E quindi certamente la filosofia ionica è a fondamento della scienza moderna, della filosofia moderna, io penso, sì, ma certamente della scienza. E infatti questo ha consentito, questa visione ionica, questa seduzione ionica, ha portato Einstein a essere il primo critico del suo più grande successo, che è la teoria della relatività generale. È un grande successo, ma non è abbastanza, perché forse c'è ancora qualcosa di più profondo. Ecco, allora ritorno, facendo un salto di più di 2000 anni, andiamo all'Einstein dopo la teoria della relatività, perché questo grande progetto di Einstein, della teoria del tutto, della unificazione, va bene, delle leggi della fisica, in effetti non gli riesce. Cioè, da questo punto di vista lui deve segnare il suo più grande fallimento, la sua più grande delusione, no? Era appunto insoddisfatto di quello che aveva realizzato, proprio alla luce di questo progetto che lui non riesce a realizare. Diciamo subito, fino adesso non c'è riuscito nessuno, esatto, io volevo arrivare proprio a questo. E viene addirittura ritenuto un conservatore da coloro i quali invece non credevano in questo progetto. Ecco, questa straordinaria situazione per cui il grande innovatore, colui che ha anche messo le basi della meccanica quantistica, improvvisamente, a un certo punto, viene visto come un conservatore, una persona che non sa seguire la scienza dei suoi tempi. Ecco, era troppo innovatore, non è stato capito dai suoi contemporanei, persino dai suoi stessi amici. Allora Einstein nella seconda parte della sua vita prosegue il suo tragitto, che è iniziato da giovanissimo, verso questa unificazione, verso il suo tentativo è quello di arrivare a una teoria del tutto, che superi anche la teoria della relatività generale, non perché la superi, perché è superata e sbagliata, ma perché la inquadri in una teoria ancora più generale, in una teoria di campo continuo. E quali erano i problemi aperti? I problemi aperti erano sostanzialmente due. Da un lato la teoria anche della relatività generale non riusciva ancora pienamente a dialogare, a conciliarsi con la teoria dell'elettromagnetismo di Maxwell. E poi c'era l'irruzione straordinaria, di cui lui è stato uno dei tre padri fondatori, la meccanica, la fisica quantistica, che poi negli anni 20 diventerà meccanica quantistica perché sarà formalizzata, che anch'essa è una teoria del discontinuo, diciamo, fondata sul concetto di corpuscolo, materia, eccetera, eccetera. E quindi lui vedeva questa aporia e quindi diventa critico della meccanica quantistica, non perché pensi che sia una teoria sbagliata, anzi lui riconosceva che era la teoria più precisa mai realizzata in fisica, ma perché vedeva che essa si fondava su un'entità, il discontinuo, che cozzava con il suo progetto maxwelliano. E quindi lui tenta in tutti i modi per 40 anni percorre due strade in parallelo. Una, tentativo concreto di costruire una teoria unitaria, e l'altro una critica serrata alla meccanica quantistica per arrivare sempre più in profondità, convinto che nel profondo anche della meccanica quantistica ci fosse una teoria unitaria di campo. Ed è questa è stata per intero tutta la sua vita, segnata dalla seduzione ionica. Una seduzione
che non si esaurisce con Albert Einstein e che continua ancora nei nostri giorni. Intanto perché il progetto di Einstein non è stato realizzato ancora. Ancora oggi ci sono i fisici teorici che lavorano a questo progetto. Faccio tre esempi: l'americano Ed Witten negli Stati Uniti, il padre, diciamo, della, non il padre, uno dei padri, perché il vero padre fondatore è stato un italiano, Gabriele Veneziano, ma uno dei padri della teoria delle stringhe. E poi ci sono altri fisici teorici come Stephen Hawking, famoso fisico inglese che sta ridotto da alcuni decenni su una sedia a rotelle, ma con un cervello ancora straordinariamente fertile. Poi c'è anche il nostro Carlo Rovelli che guarda queste cose con un altro approccio. Ecco, sono tutti persone, loro e decine di altri ancora, che stanno lavorando a questo progetto einsteiniano, di trovare una teoria del tutto, una teoria che unifichi la gravità con le altre forze della natura. Non è detto, non è scritto che questa teoria debba esserci, però certamente questo approccio, questa visione del mondo, questo pregiudizio metafisico, lo chiamava Einstein, è stato storicamente straordinariamente produttivo e quindi ancora oggi produce grande scienza. Sì, e un'altra questione che è stata sfiorata ma che è molto importante, perché l'accusa di conservatorismo a Einstein concerne un altro problema famoso, cioè il dibattito tra lui e la scuola di Copenaghen, cioè i fisici berlinesi, diciamo, sì, e la scuola di Copenaghen, che riguarda dei concetti che stanno alla base della nostra visione del mondo, cioè il problema della causalità, il problema della località, il problema del determinismo, che sono tipicamente argomenti che affondano anch'essi nell'antica filosofia greca, ma che vengono posti in maniera diversa, nuova, nella Machiavellica, quindi sì, che invece Einstein assume una sua particolare posizione nei confronti di queste posizioni. Questo è un argomento particolarmente complesso, perché Einstein era un realista convinto, nel senso che lui pensava che esista una realtà oggettiva, che la scienza non sia la rappresentazione di questa realtà, ma sia tendenzialmente si avvicina sempre più, si approssima alla descrizione di questa realtà oggettiva. E la meccanica quantistica mette molto in crisi, diciamo, questo concetto di realtà oggettiva e anche di determinismo. E Einstein certamente critica, c'è varie fasi in questa sua critica. Una è la critica al determinismo, l'altra è la critica alla causalità. Ma critiche che poi lui è anche disponibile a superare, a patto che venga riconosciuto, diciamo, l'oggettività della realtà fisica e soprattutto che questa realtà possa essere rappresentata, ripeto, da una teoria di campo continuo. Allora, da questo punto di vista lui vede degli ostacoli insormontabili nella spiegazione, nella cosiddetta interpretazione ortodossa di Copenaghen della meccanica quantistica. Ma il bello è che poi quando si incontrano geni della scienza, anche con visioni diverse, è il dialogo intellettuale di grandissimo livello che c'è tra questi. Per esempio, tra lo stesso Einstein e Niels Bohr, il leader, diciamo, della scuola di Copenaghen, e questo sarebbe un dibattito intellettuale molto intenso. I due erano molto amici, ma erano su posizioni diametralmente opposte, e la civiltà e la profondità intellettuale di questo dialogo, secondo me, andrebbe studiato in tutte le scuole di ogni ordine e grado, perché è proprio un segno della civiltà che può essere fondato sulla cultura, sul reciproco rispetto e sulla profondità di pensiero. Andiamo, spostiamo un pochettino il fuoco dell'argomento, andiamo a un altro aspetto. Come lavorava Einstein? No? C'è questa capacità di coniugare una visione del mondo, che è messa bene in luce nel suo libro, no? Una immaginazione della realtà, e al tempo stesso poi dare a questa immaginazione una sua veste matematica che si traduceva nella capacità di fare delle previsioni. Ecco, in questo mi pare che c'è una figura di scienziato, di intellettuale, che è da prendere ad esempio di quello che significa fare scienza come avventura di pensiero e avventura intellettuale. Il primo studioso del modo di lavorare di Einstein è stato Einstein stesso, che ha molto riflettuto sul suo modo, sulla sua creatività scientifica,
E poi ha studiato per questo anche la filosofia, diciamo, per tutti i suoi anni ha studiato la filosofia e anche un po' la psicologia dello scienziato. Allora lui lavorava in questo modo. Prima aveva una immagine, creava una immagine fisica del mondo che voleva descrivere. Quindi aveva proprio queste immagini, queste intuizioni folgoranti, straordinarie. E poi una volta che aveva solidificato, diciamo, questa immagine fisica del mondo che voleva rappresentare, cercava gli strumenti matematici per formalizzarlo. La cosa gli è riuscita in maniera molto facile nel caso della relatività ristretta, quella elaborata nel 1905, laddove la matematica non era una matematica particolarmente nuova e innovativa, era una matematica, tra virgolette, normale, diciamo, anzi qualcuno sostiene addirittura attingibile a qualsiasi studente, di buon studente di liceo. Mentre la cosa è diventata molto più complessa e da questo punto di vista paradigmatica con la relatività, proprio con la relatività generale, perché lui questa immagine dell'universo governato da una teoria di relatività generale c'era già nel 1907, quando ha quello che lui stesso definisce il pensiero più felice della mia vita, il principio di equivalenza. E allora però deve trovare una matematica per formalizzarla e questa matematica non c'è. Non è una matematica semplice, si rende conto, deve essere una matematica nuova che lui non riesce a creare, perché lui non è un matematico creativo, è un fisico creativo, ma non è un matematico creativo. E quindi si dispera per molti anni, finché un giorno, l'8 agosto del 1912, entra nella stanza di un matematico, suo grande amico, al Politecnico di Zurigo, e gli dice: Marcel, si tratta di Marcel Grossman, Marcel, aiutami, se no divento pazzo. E Grossman lo aiuta, gli dice: guarda che dalle cose che tu mi dici forse potrebbe esserti utile una matematica messa a punto da un italiano, Gregorio Ricci Curbastro, e poi elaborata sempre da Gregorio Ricci Curbastro con Tullio Levi Civita, un altro italiano. Guarda che il calcolo differenziale assoluto che loro hanno messo a punto forse ti può essere utile. Einstein entra in contatto epistolare con Tullio Levi Civita, un lungo scambio epistolare, e utilizza alla fine il calcolo differenziale assoluto, i tensori di Ricci e così via, e quindi finalmente governa lo strumento matematico, ma impiega ben 3 anni e 3 mesi prima di riuscire a formalizzare la sua idea, e ci riesce finalmente nel tardo autunno del 1915, quindi 8 anni dopo aver avuto la sua felice idea, e porta poi alla fine questo elaborato all'Accademia delle Scienze di Prussia, rendendolo esplicito. E questo, così lavorava Einstein, l'immaginazione e poi la matematica. E così ha cercato di lavorare anche nella elaborazione della teoria del tutto. E non c'è riuscito, perché non ha trovato gli strumenti matematici, ma probabilmente non ha trovato neanche l'immagine giusta. Eppure gli italiani hanno messo uno zampino, diciamo, la matematica nella elaborazione della teoria della relatività generale, però in Italia questa teoria non ha avuto affatto fortuna. No. Il mondo della scienza italiana è stato abbastanza freddina, diciamo, nell'accoglimento delle teorie di Einstein. No? È singolare questo aspetto, no? È molto singolare ed è spiegabile in due modi, a mio avviso, da un punto di vista storico. Da un lato, in Italia, in quel periodo, diciamo negli anni 15 fino agli anni 30, sostanzialmente c'era una matematica di altissimo valore. Gregorio Ricci Curbastro, Tullio Levi Civita, Enriquez, Volterra, insomma, matematici di straordinario valore, quindi la matematica italiana competeva alla pari con la matematica francese, il più grande esponente era Henri Poincaré, o con quella tedesca, il cui personaggio di spicco era proprio David Hilbert, che stava lavorando per cercare di arrivare prima di Einstein alla formalizzazione della relatività generale. Quindi la matematica italiana, matematica pura, competeva, ma insomma la fisica teorica non era molto sviluppata in Italia, tant'è che la prima cattedra per un fisico teorico è stata quella assegnata a Fermi alla fine degli anni 20. Sostanzialmente quindi i fisici teorici hanno impiegato molti anni
prima in Italia, prima di accettare la teoria della relatività generale. Tra l'altro, proprio gli anni 20, poi gli anni 30, erano anni in cui di relatività generale nel mondo dei fisici si parlava un po' meno, perché c'erano gli sviluppi della meccanica quantistica. Dove invece gli italiani sono stati bravissimi, appunto, che proprio il gruppo di Fermi, tra il 34 e il 38, realizzò a Roma, fece di Roma la capitale del mondo della nuova fisica nucleare, sostanzialmente. Quindi era diventato il luogo al mondo poi in cui c'è la fisica nucleare più avanzata. E poi noi abbiamo la Gloria Catanese e Ettore Majorana, che dobbiamo menzionare, perché faceva parte dei ragazzi di Via Panisperna. No? E Fermi, insomma, basta per citare Majorana quello che pensava Fermi. Fermi pensava di se stesso, diciamo, non era una persona modesta, di essere un fisico di serie A. Poi c'erano fisici di altre serie inferiori. E poi lui diceva che esistono i geni assoluti. I geni assoluti erano Galileo, Newton, e poi diceva Majorana. Ecco, Fermi considerava Majorana un genio assoluto della fisica. Ecco, andiamo all'ultimo argomento e così concludiamo, anche per dare un'immagine di Einstein, che non è soltanto uno scienziato, perché Einstein non è stato soltanto uno scienziato, è stata una persona che si è interessato di molteplici settori, è stata anche una persona molto impegnata politicamente, socialmente, è stata anche la persona che ha avuto, diciamo, la responsabilità di avere incoraggiato lo sviluppo della bomba atomica. Ecco, vediamo questo aspetto un po' della figura di Einstein. Einstein è una figura così complessa. Per esempio, ci sono alcuni storici della fisica, ricordo per esempio Enrico Bellone, che lo considerava il più grande filosofo del XX secolo. Ecco. Quindi, ma è stato anche un pensatore politico. Forse qualche filosofo della politica si potrebbe arrabbiare per quello che sto dicendo, ma è stato un filosofo in qualche modo della politica, non perché fosse un filosofo in termini professionali, ma perché ha elaborato un pensiero non niente affatto banale intorno alla politica, soprattutto intorno al pacifismo. È stato una delle bandiere del pacifismo mondiale, prima e dopo la Seconda Guerra Mondiale, con una interruzione che è compresa tra gli anni tra il 33 e il 44, sostanzialmente. Che cosa succede nel 33? Anzi, nel 32, perché la sua lucidità politica lo ha portato a lasciare la Germania prima ancora che Hitler salisse al potere, perché aveva intuito che quello stava per avvenire e aveva intuito che quella era una catastrofe e che quindi lui avrebbe lasciato la Germania e sapeva che non avrebbe mai più messo piede in Germania. E quindi questo lo fece nell'estate del 32, poi Hitler salì al potere nell'inverno all'inizio del 33 e realizzò quello che Einstein aveva immaginato. Durante questi anni Einstein si considerava una sorta di pacifista autosospeso, perché considerava il nazismo un evento, un caso della storia in cui il pacifismo non funziona. E quindi occorreva opporre alla forza la forza. L'unico modo per salvare la civiltà umana, sosteneva, la cultura europea, era opporre forza a forza. Dopodiché è stato corresponsabile in qualche modo, anche se lui poi insomma ha cercato di confutare questa idea, questa interpretazione, perché nel 1939, su suggerimento di Leo Szilard, ma anche di Wigner e poi di Teller, ma soprattutto di Leo Szilard, scrisse una famosa lettera al presidente Roosevelt in cui avvertiva il presidente americano Roosevelt: guarda che alcuni fisici in Germania hanno realizzato la fissione dell'atomo, qui in America sostanzialmente, grazie a Fermi, allo stesso Bohr, eccetera, abbiamo capito che questa fissione dell'atomo può produrre una enorme quantità di energia, molta più energia di qualsiasi esplosivo chimico finora realizzata, quindi si può mettere a punto un'arma di distruzione di massa, se la mettono a punto i tedeschi il mondo intero è in pericolo, dobbiamo costruire un'arma analoga come deterrente verso un'eventuale arma tedesca, solo come deterrente, per dire guarda Hitler che se tu la realizzi e la utilizzi noi ce l'abbiamo e possiamo rispondere, quindi non utilizziamo queste armi di distruzione di massa. Perché fino al 44? Perché quando nel 1944 Szilard, che era un'altra mente lucidissima politica,
si rende conto che la Germania ormai sta per perdere la guerra e che non c'era un progetto atomico avanzato, non avevano la bomba. Allora lo stesso Szilard va di nuovo da Einstein e insieme scrivono una lettera a Roosevelt in quale cercano di avvertirlo: guarda, la Germania non ha l'arma atomica, quindi blocchiamo il progetto Manhattan perché adesso è inutile nella nostra prospettiva di arma deterrente. E ovviamente la prospettiva dei militari era diversa e quindi invece il progetto Manhattan è continuato. Ma già dall'autunno del 1944 Einstein era ritornato ad abbracciare la bandiera del pacifismo e poi l'ha perseguita fino al 1955 in maniera, ritornando ad essere una bandiera del pacifismo mondiale. Ricordo soltanto due eventi di cui è stato protagonista. Uno già all'inizio del 1946, quando divenne presidente di un emergency committee, di una commissione d'emergenza dei fisici impegnati per la pace, in cui teorizzò per la prima volta non solo la responsabilità sociale degli scienziati, ma anche il fatto che gli scienziati dovessero stabilire un'alleanza con l'opinione pubblica, e solo questa alleanza tra chi sa dove la scarpa fa male e chi deve decidere se togliersi o meno la scarpa, cioè i cittadini, si poteva costruire un futuro desiderabile. Quindi un teorico e della responsabilità dello scienziato e dell'alleanza tra scienziati e cittadini, e quindi tra scienza e società, oggi diremmo. E l'altra, poi proprio pochi giorni prima di morire, firmò un manifesto che fu reso pubblico quando lui era già morto, nel luglio del 1955, noto come Manifesto Russell-Einstein, che è un manifesto in cui ancora una volta Albert Einstein, Russell e altri 9 grandi scienziati dell'epoca firmano questo manifesto in cui dicono all'umanità: ci rivolgiamo a voi non come membri di questa o di quella nazione, ma come membri dell'umanità, come persone che appartengono ad un'unica comunità planetaria. Guardate che è possibile che si scateni una guerra nucleare totale, abbiamo il dovere di combatterla. Quindi Einstein, non solo come scienziato che è stato detto il più grande scienziato di tutti i tempi, probabilmente il più grande scienziato di tutti i tempi, ma anche come una persona da cui trarre anche molto insegnamento per quanto riguarda tanti altri aspetti del nostro modo di... Il principale è quello che non esiste uno scienziato chiuso in una torre d'avorio. Questa è la grande lezione che ci ha dato. Lo scienziato è un intellettuale che dialoga a tutto campo, quindi lui si interessava di filosofia, di musica, era un ottimo violinista, o almeno lui diceva di essere un ottimo violinista, e poi era un politico molto molto raffinato. Non era un politico che cammina sulle nuvole, come qualcuno ha detto, ma era un politico con una capacità di analisi e una lungimiranza non inferiore a quella dello scienziato. Bene, ringraziamo il professor Pietro Greco per questa interessante conversazione e speriamo di poterci rincontrare qualche volta in futuro di nuovo a Catania. Grazie a voi.